Sono in Spagna, una terra straordinaria, ricca di cultura, che nei secoli ha influenzato il mondo intero. Tuttavia, dietro alcune tradizioni ancora molto radicate nell'entroterra spagnolo, si nasconde un lato oscuro di cui voglio parlarvi in questo video. È una realtà che ho scoperto diversi anni fa quando mi raccontarono la storia di Giulia, una galga proveniente da queste zone. Oggi è stata adottata e vive felice con la sua nuova famiglia in Italia. È il momento di raccontarvi ciò che accade ogni anno. Oltre 50.000 galgos vengono sterminati in Spagna. Nessun'altra razza di cane al mondo subisce un simile trattamento. Ma chi sono i galgos? In italiano sono noti come i levrieri, una razza utilizzata fin dall'antichità per la caccia. Oggi sono particolarmente famosi per le competizioni nazionali di corsa. Veri campioni di velocità, una forza della natura, perfettamente progettati per correre, muso appuntito, torace ampio che consente una capacità respiratoria straordinaria, gambe lunghe e muscolose, caratteristiche che rendono la loro struttura fisica aerodinamica, al punto che sono la razza canina più veloce al mondo. Sono partito da Milano con destinazione Madrid, ho affittato un'auto e mi sono diretto verso nord-ovest, destinazione Medina del Campo. Un comune di circa 20.000 abitanti nella comunità autonoma di Castiglia y León. Nel pomeriggio libero esploro la città e incontro una famiglia proprietaria di una plaza de toros. Dopo aver conosciuto di più sulle corride, una tradizione molto amata in questa regione, mi informano che a pochi chilometri rilasciano tre tori in mezzo alla folla. Mi sono detto, perché non documentarlo? Si tratta di sticare il più possibile il toro a caricare e riuscire a schivarlo. Guardate come per pochi chilometri il toro non colpisce il ragazzo. La buona notizia è che dal 2015 in queste aree della Spagna è vietato ferire o uccidere i tori. Ma torniamo a noi, sveglia presto. Oggi c'è la finale di Galgos en Campo Copa del Rey, la più importante gara di caccia di tutta la Spagna. Sono arrivato a Nava del Rey, a pochi chilometri da Medina del Campo. Essendo la finale, gareggiano i due galgos finalisti su più di 400 partecipanti. La gente li festeggia, ma loro restano timidi e riservati, come è tipico del loro carattere. Molte persone si avvicinano per fare foto, abbracciarli e riempirli di complimenti. Si nota come intere generazioni siano appassionate a questo sport, sempre se così si può chiamare. Mi mescolo tra il pubblico, ma nessuno sembra particolarmente amichevole. Vedo persone indossare cappotti con stemmi di squadre che probabilmente hanno già gareggiato. Gli allevatori di galgos sono chiamati galgueros. Vi mostro le immagini della gara trasmesse dalla TV nazionale spagnola. Ero stato avvisato, vedere i galgos correre è uno degli spettacoli più belli al mondo. E guardandoli ho capito perché vengono chiamati i figli del vento. A fine gara il cane vincitore viene osannato da tutti. Pensate a come il vostro più grande dono possa diventare la vostra più grande maledizione. Esagero. Prima che la gara iniziasse ho parlato con un ex galghero che è voluto rimanere anonimo. Non hay pena para quien abandona. Ora, hacer eso era hace muchos años, ahora ya no. Eso ha cambiado. ¿Y cómo el dueño se deshace de un perro cuando llamando, ya se envejece? Llamando al veterinario. ¿Y el veterinario qué hace? Les pone una inyección y luego les llevan para incinerarles. Y hay que pagar también por ello. Discúlpeme, ¿le pone una inyección? Para matarle. Para matarle. Y luego se le llevan para incinerarles, para quemarles. ¿Jóvenes, perros? Ha habido jóvenes que yo me he atacado a quitar alguno y llevarle al veterinario, pues se me ha partido el cuello corriendo, respingando, o una pata. Y esas, claro, esos perros ya no valen. Claro. ¿Y corriendo se rompen? Sí, corriendo a mí se me ha partido y se me ha matado un perro también. ¿Quién te mató? El perro corriendo, una liebre. Se pegó contra un talud y se mató. Lapidati, impiccati, affogati, bruciati con la benzina e torturati. Ogni anno in Spagna più di 50.000 levrieri vengono abbandonati, uccisi o gettati nei pozzi. Ma perché così tanti? I galgueros ritengono che una volta raggiunti i 3 anni i cani non abbiano più la stessa forza per competere, diventando così inutili.
talmente inutili che non valgono nemmeno il costo di un proiettile o di un'iniezione, preferendo abbandonarli e lasciarli morire. Les Galgero mi racconta che queste pratiche appartengono al passato, frutto di una mentalità ormai superata. Lo Stato ha legalizzato l'abbandono nei canili per contrastare le uccisioni clandestine. È vero, ma se i Galgos non vengono adottati, finiranno comunque per essere soppressi. A proposito di mentalità superata, mi fermo in un bar qualunque. Tienen que cortar el cuello. Estos que van en casa. Y el perro que no valga, al pozo. ¿Al pozo? Un garrotazo y al pozo. Solo van a llegar los buenos. Me jodas. Acá lo, sí, lo matan así, ¿no? Perro que no vale, traca atrás. Acá he visto en internet que lo roban bastante, ¿verdad? Cuando se vaya a la casa. Pero el que tiene los galgos ya los tiene bien. Lo guardan bien. O sea, cuando van de caza y sueltan, a lo mejor te están mirando y en un descuido te quitan el perro. Un búnker. Animales que pueden llegar a costar hasta 50.000 euros. Para evitar su robo, los propietarios han decidido protegerlos guardándolos en búnkers. Perreras subterráneas con puertas blindadas. Ana Domingo, tú estás en una de ellas. Excavado a 3 metros bajo el nivel del suelo y con unos 9 metros. Estas son las dimensiones de este búnker en el que nos encontramos y que no podemos desvelar su ubicación exacta por motivos de seguridad. Y es que estos perros son muy valiosos, están preparados para competir y su precio oscila entre los 3.000 y los 4.000 euros. Pero si hablamos de animales que ya han demostrado su velocidad, entonces llegamos a los 50.000. Por eso la mayoría de los criadores de galgos tienen búnkers similares a este para proteger a sus animales de los robos. Un'altra realtà terribile è quella che si cela dietro ai cani rubati, il traffico delle corse clandestine. Un business che genera centinaia di migliaia di euro nel quale nessuno sa cosa succede ai cani una volta che non sono più utili alle gare. Se le cose fossero come sostiene il Galgero, perché continuano ad arrivare galgos in queste condizioni, così spaventati dall'essere umano da tremare al solo sguardo? Perché ancora oggi arrivano pieni di cicatrici, ferite e tagli? Vi porto a vedere il canile di galgos abbandonati più grande della Spagna. Qui in media arrivano circa 3 galgos al giorno, soprattutto a gennaio, quando la stagione di caccia volge al termine. Come si può abbandonare un essere vivente che nonostante tutto continua a fidarsi di te? Questa è stata la mia casa durante il mio volontariato da Scubi, un rifugio per animali abbandonati e maltrattati, fondato oltre 30 anni fa. Il rifugio dispone di un'infermeria, una sala chirurgica e uno spazio dedicato ai volontari, dove ho dormito io. È un luogo enorme che svolge un lavoro straordinario. Lei è Nieves, una donna straordinaria che oggi dedica la sua vita a questa causa. Pues llegan por distintas vías. Todos vienen de abandonos. Cuando los dueños, los galgueros, ya no quieren correr con ellos o no quieren cazar o no les sirven, nos los traen. Otros vienen de abandonos, que los vamos encontrando. Y nos llegan pues animales sin chip, animales con el chip cortado, con el chip quitado, con orejas cortadas, por ejemplo, para que no se vean los tatuajes. Otros vienen de rescates de otras personas o asociaciones con las que colaboramos y no tienen capacidad, entonces se ponen en contacto con la junta directiva. Se trabaja con asociaciones con las que se lleva muchos años colaborando, que ellos hacen la selección de las familias de adopción de los animales. Y cuando ya tienen unas suficientes adopciones, se prepara un viaje y se envían. Non esiste una vera soluzione a questo problema. Eliminare una tradizione così profondamente radicata e amata da chi la pratica sembra quasi impossibile. L'unica speranza risiede nelle nuove generazioni e nell'importanza di informare e sensibilizzare quante più persone possibile su questo tema. Condividi questo video con i tuoi familiari, amici e conoscenti. È una realtà che è ancora sconosciuta a molti. È possibile donare direttamente a Scubi, fare volontariato o ancora meglio adottare un galgo. Ci sono decine di associazioni italiane pronte ad aiutarti in questo.
Chissà, un giorno potresti vedere un figlio del vento correre nel giardino che hai sempre visto vuoto. No se puede apoyar, y mucho menos con subvenciones estatales. Claro. O sea, mucho menos con eso. Eso lo malo. Claro, o sea, que la y luego que a los niños en los colegios se les fomente la caza o se les fomente el toreo, pues a mí me parece una vergüenza. Así Muchas de claro. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.